Grandist Gratta Chicca. Compratelo. Gratta Chicca. Etico, cioccolato, a metà prezzo! Scusa, ciccione, stai mangiando il nostro mondo? Ehi, sei come il coniglio nella storia di quella ragazza di Numa Alice nel Paese delle Meraviglie. Come si chiama? Oh, sì, Biancaneve a Cioccolandia. Per tua informazione, sono il coniglio di cioccolato bianco. Ehi, il cioccolato bianco non è vero cioccolato. Non contiene nemmeno un pezzettino di cacao. Beh, se non sono di vero cioccolato, allora forse non vorrai mangiarmi. Ah, cioccolato bianco. Forse andresti meglio in un gioco di ruolo a turni. Odio il cioccolato, saputello. Salta, grassone, salta! Se non riesci a superare il tutorial, sei davvero nei guai. Saresti dovuto rimanere nel tuo uovo. Quasi quasi compro una casa per le vacanze qui. Sei proprio stupido. Oh cielo, sono anormale, anormale. Mi stanno azzannando. Azzannando. Se questo posto è un sogno, vi uccido. Mi piacerebbe un sacco conoscere il sindaco Cioccolato. Non potevo sciogliermi dal sonno. Cioccolato, ti distruggerò! Mitica, questa torta basta per due compleanni. Mangiare uguale imbrogliare. Voglio accarezzare un coniglio. La tua bocca è come un serial killer. Addio, mondo marrone. Non puoi neanche sognartelo. Spero di andarti di traverso. Sei morbosamente obeso e sottolineo morbosamente. Il cioccolato non dovrebbe saltare. Leccami la coda. Bel lavoro, tizio da videogame. Mangi per compulsione, non per piacere. Mi hai mangiato le orecchie. Ti prego, non mangiarmi. Questo cioccolato ha bisogno di altro cioccolato. Questa terra è così cioccolatosa. Spero di non macchiarmi i vestiti. Questo posto è davvero godurioso.
Perché sei così lento, ciccione? Hai mangiato troppi dei miei parenti? Sei uno stupido, è indubbio. Ehi, guardami. Sono una grande palla divertente e posso continuare a mangiare senza saziarmi mai. È come un sogno diventato realtà. Grazie a Dio, non sto sognando. Hai bisogno. Presto verrà la tua ora, il volto. Tutti sotto la mia pancia, cominetti tutti! Non sto sognando! Perché invece sì! Perché la vita è così ingiusta? Voglio solo poter mangiare tutto quello che incontro e trasformarmi in una palla gigante! Chiedo troppo? Che tu sia maledetta realtà! Hai dormito sul divano per 3 giorni. Rospo, colpiscimi, ok? Voglio trascorrere un'altra notte a Chocolate City. Il gelato sa di qualcosa di sciolto. Forza, Fink, è tua moglie. Non dovresti avere paura di chiederle di uscire. Ciao, svalvolato! Una copia di Grand Theft Grattachecca, prego! Mi dispiace, ma questo gioco è vietato ai minori! No problema, ho l'identicarta! Questa è una tessera della pizzeria di Cal per i mangiatori abituali di calzoni! Ci troverai un calzone gratis per te! Non ho visto nulla! Wow, gli adolescenti sono così stupidi! Pat, che cosa ci fai vicino a un negozio di videogiochi, eh? Ne stai comprando uno? Ah, sì, l'ho sentito. È quel gioco in cui fai la parte di un cattivone che uccide altri cattivoni. Ah, questo finirà insieme alle riviste di costumi da bagno e alla tua pistola d'aria compressa nel cassetto delle mutande di Homer. Grande! Ora non ho niente con cui giocare, eccetto i giochi che ho comprato ieri e sono arcistufo di quelli. I Simpson. Che strano, l'unico gioco dei Simpson che mi viene in mente è quello in cui facciamo tutti finta che papà non sia alcolizzato. Cosa può essere? Fermi tutti! Questo è il manuale di un videogioco a Springfield. Papà è un personaggio, e anche mamma, e Elisa. Chi vuole giocare nel suo ruolo? Ci sono anch'io, cacchio! Chissà quali sono le mie mosse. Saltare, fluttuare. Devo provarlo, cacchio! Wow, questo è l'unico libro fico mai scritto. Ehi, Rospo, guarda che è apparso nel mio cassetto magico. Cos'è quel costume da gay? Se hai intenzione di tornare a casa così, scordatelo. Papà, ora sono un supereroe e ho un sacco di poteri incredibili. Superpoteri, eh? Beh, è mitico. Stavo giusto andando a caccia di pipistrelli leggendo riviste di costumi da bagno in questa caverna. Vuoi venire con me? Trovare questa caverna mi ha cambiato la vita. O è stato buono a trovarla? Bel lavoro, tizio da videogame! Fico, rintanato in una caverna proprio come il vero Batman! Cioè, Batman! Spero che la scena mi senta! Chissà chi ha inventato questo posto. Probabilmente
Ecco, Einstein. Non ho la birra. Sto scendendo. Bart è tornato. Gente, siamo venuti in questo museo per rubare, non per imparare. Non guardate le esposizioni. Restate concentrati. Via, usciamo. Cerchiamo una situazione dove i miei nuovi superpoteri possano essere utili. Credo che Lenny abbia bisogno di aiuto per il trasloco. Ha un futone enorme. Fermi, forse dovrei impedire ai bulli di rapinare il museo. Sei l'oscuro vendicatore della notte. L'unica cosa che ci separa dalla nostra missione è questo vetro. Io trattengo il respiro, tu conta. Quanto è durato? Tu. Ok. Oh, davvero originale. Apriti, Sesamo! Non sapevo che parlassi greco. Ehi, Bartman! Non balli mai con il diavolo nella pallida luce lunare? Scommetto di no. Un buon uso della violenza, papà! Guarda, guarda, il grassone e il ragazzino. Beh, spero che moriate. Buona idea, fai la guardia al pavimento. Dov'è la gabbia delle scimmie? Ehi, sono le ossa che Flanders diceva che Dio ha piantato per ingannarci. Non è incredibile che noi tutti discendiamo dalla roba che c'è in questa stanza? Un ragazzino. Tecnicamente sono dalla nostra parte, ma prendiamoli comunque. Non avete fatto la donazione che vi avevo chiesto. Fagli vedere cosa sai fare. Buonanotte, dolce idiota. Lascia perdere, Bart. Sono stato campione statale di nascondino. Non puoi nasconderti dietro quella frangia per sempre. Forza!
Ti sei messo contro la persona sbagliata, ragazzino. Se l'abito fa il monaco, allora tu devi essere un poveraccio. Mirate, un buffone. Queste guardie saranno uno stuzzichino prima del piatto principale. Ecco un bel esempio di clan. Sono come la frutta dei frullati. Mi amalgamo completamente. Il nostro primo diorama illustra l'uomo primitivo. Uno dei tratti distintivi dei nostri antenati umani fu la comparsa della moderna mano a quattro dita. Siete proprio come i fratelli Hobbit, vero? Il Medioevo fu un periodo turbolento, durante il quale le ultime vestigia dell'Impero Romano svanirono pian piano. Assediare castelli era all'ordine del giorno. Se non assediavi un castello, eri peggio di un perdente. Ah, se mio padre mi avesse portato a cazzottare con lui! Vai avanti, cretino. Non ci piacciono quelli come te. Giù dal mio dannato diorama, pelle rossa! Fuoco nel buco! Brutale ma efficace. Quando una famiglia si fa pestare. Guarda, quassù sono nella nube di Oort. Coso? E questo sarebbe lo spazio? Dove sono le formiche spaziali? Il sole è una massa di gas impianto nucleare. Avevo scommesso $20 sul poliziotto. C'è. I tre quarti della terra sono coperti di acqua. La fonte dell'acqua. Ci sto. Le maniche. Se pesi 45 kg sulla terra, sommarti ne peserai 17, perché la massa del pianeta rosso è più piccola. Un anello di asteroidi separa i quattro pianeti più interni dai cinque più esterni. La mia cintura, invece, separa lo stomaco dalle mie parti interne. Sette anelli di Saturno sono composti da miliardi di particelle di ghiaccio, proprio come il cuore della mia ex moglie.
grande! Spacchiamo tutto! L'ho detto! Yeah! Smettila di spaventarmi con le tue strane abilità di scivolamento e catapulta! Siamo solo degli scagnozzi! Ci manda Skinner! Preside Skinner? Sì, sono io, cioè sono me. Aspetta, no, sono io. Io. La città ha tagliato i fondi per il laboratorio di scienze, quindi ho dovuto rubare al museo. Non ho mai sentito un piano più diabolico. È come se Iron Shake facesse un figlio con Roddy Piper, moltiplicato per un milione. Questo Aseraptor Coccyx avrebbe instillato l'amore per la scienza in una generazione di studenti. E va bene, mi sa che finirò in galera. Mi dispiace, saremmo arrivati prima, ma non riesco a raccapezzarmi con le cartine su internet. Pare che ci siano una Elton Avenue Nord e una su. Ah, mi sono proprio confuso. Ha imparato una lezione, Skinner. Confessare un crimine non paga. Lo metta dentro, Winchester. So che devo metterlo dentro. Non c'è bisogno di fare il cretino. Credo che mi piacerà avere incredibili superpoteri.